Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Serena Bortone è una giornalista e conduttrice amata e apprezzata per lo stile professionale e pacato con cui conduce la sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Ma c'era del trasporto nell'annunciare ai telespettatori il lieto evento, accaduto da poco. Ecco cosa c'è di nuovo e cosa ha detto la nota presentatrice. Un annuncio lieto che ha mandato in tilt i fan di Serena Bortone e della trasmissione Rai da lei condotta Oggi è un altro giorno. Una di quelle notizie che di sicuro restituisce un po' di buon umore al termine di un telegiornale che, certamente, suscita preoccupazioni, apprensioni e riflessioni severe su molteplici argomenti. Serena Bortone, Antonio Mezzancella. E allora ben venga un attimo di leggerezza. Ma in cosa consiste la felice novella portata dalla conduttrice e giornalista, amata e apprezzata per lo stile professionale ma anche molto umano profuso nelle sue interviste e nei suoi momenti di approfondimento culturale con i suoi ospiti? Andiamo a fondo, ha a che fare proprio con il programma. Serena Bortone, il lieto annuncio, fan in tilt. Il suo stile colpisce e conquista. Serena Bortone piace perché è professionale ma non distante dagli ospiti che intervista. Delicatezza nell'approccio a tematiche profonde, come quelle inerenti, ad esempio, la salute, e giusta serenità nel trattare, invece, materie un po' più leggere. In sintesi è questo il suo modo di essere. Insomma, la signora della fascia pomeridiana Rai sa sempre cosa dire al momento giusto e con il giusto aplomb. E i numeri sembrano proprio premiare la sua capacità e la sua competenza, Oggi è un altro giorno con Vince, in altre parole. Ospiti, storie, servizi, questa la ricetta di una trasmissione che ha a che fare con l'attualità. Per la verità si è aperto pure uno spazio su sentimenti. L'annuncio della conduttrice, su un lieto evento, ha toccato proprio il programma. Anzi, uno dei suoi affetti stabilì. Di cosa si tratta? Di un bel fiocco rosa. Punto. Quindi la vedremo, evviva! Grande emozione anche tra gli affezionati della trasmissione, dunque. Sì, perché è nata finalmente Aurora, quindi la vedremo, evviva! Questa l'esultanza con cui, proprio in apertura di puntata, Serena Bortone ha annunciato una nascita. Si tratta della figlia di Antonio Mezzancella, che in molti ricorderanno come vincitore di Tale e Quale Show, e della compagna Giorgia Manci. Un lieto evento che ha portato la felicità in studio. La piccola sta bene e pure la mamma. Si tratta della prima figlia della coppia, della terza per l'imitatore, che ha avuto altre due figlie da un precedente legame. Grande gioia per i compagni di viaggio televisivi. Un fiocco rosa che ha allietato la puntata, il pubblico a casa, i fan della trasmissione e quelli dell'imitatore e della compagna. Un impareggiabile momento di tenerezza e dolcezza. E attimi di esultanza soprattutto per il neo papà. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.